Fare le notti al policlinico è stato un percorso lungo, perché ci sono state periodi in cui ne facevamo anche 3 o 4 al mese. Percorso difficile perché alla fine ogni volta è diversa dalla precedente, ogni volta cambia il numero di pazienti, cambia il tipo di patologia di cui sono affetti, cambia il tuo strutturato di riferimento, quindi ogni volta non sai se potrai fare affidamento su quello strutturato oppure sarai, diciamo, quasi da solo. Cambiano anche gli infermieri e questa è una grande differenza perché ci sono infermieri molto competenti e molto bravi che sanno non solo riconoscere un quadro grave da uno meno grave, ma anche ti danno una mano nel gestire quel paziente. Altri infermieri che diciamo che hanno difficoltà anche a mettere una terapia. E qui di qua c'è una grandissima variabilità di preparazione, sia infermieristica che medica, e quindi ogni volta è una scoperta. Fare la guardia al policlinico vuol dire sapersi arrangiare anche, perché questo è un posto dove ci sono poche risorse, ci sono pochi mezzi, c'è una burocratizzazione spesso esasperata per molte cose e quindi bisogna lottare contro la burocrazia e sapersi inventare, sapersi arrangiare col poco che c'è, quindi con poca informatizzazione, con ritrovati della tecnologia spesso poco presenti. Bisogna spesso lottare con i colleghi anche per fare degli esami di retrologia. Quindi, per esempio, un attacco in urgenza, bisogna sperare che ci sia poca gente in coda al pronto soccorso e bisogna anche conoscere chi in quel momento è in refrattazione in TAC per potergli spiegare il caso e poterlo magari convincere che il tuo caso è importante e necessita di un approfondimento. Anche le cartelle, cioè in molti ospedali hanno le cartelle informatizzate, qui abbiamo le cartelle cartacee e spesso sono disorganizzatissime perché le cartelle qua consistono in un raccoglitore senza neanche i fantasmini per i fogli, con tutti i fogli messi là. Inizialmente con ordine, però apri e chiudi le cartelle, prendi e togli gli esami e si incasinano dopo 2 minuti. Quindi anche trovare informazioni su quel paziente è complicato. Magari anche monitorizzare un paziente è complicato. Ci sono pochi monitor a disposizione, in reparto ce ne staranno 3-4 al massimo. Se più di 4 pazienti devono essere monitorizzati è un problema perché devi andare in giro in altre cliniche a chiedere in prestito un monitor. Così anche per un ECG abbiamo una cardiolina sola, quindi un apparecchio per fare l'ECG, e un apparecchio un po' vecchiotto, quindi bisogna saper come utilizzarlo, e bisogna saper cambiare la carta banalmente, bisogna sapere come far presa sulla pelle del paziente con gli elettrodi. E quindi è una scuola di vita il policlinico, perché ti insegna veramente a essere un medico a 360 gradi con zero tecnologia o quasi. Questo è il corridoio che facciamo avanti e indietro dal nostro stanzone all'ambulatorio e il corridoio che facciamo sempre qua per andare al piano. Questo è l'ascensore e quindi ogni volta che ci chiamano vado qua, prendo l'ascensore, vado al secondo, al terzo piano e vedo che succede. Quindi alla fine è anche abbastanza rapido, quindi in caso di urgenza esco da qui e poi un attimo. Invece, da quest'altra parte c'è la mia fonte di nutrimento durante queste notti. Le macchinette che spesso sono di notte sono sfornite, ma stanotte c'è anche qualcosina, eh. La macchinetta del caffè. L'esperienza di fare le notti qui, direi che a parte la formazione, abbiamo detto che fa molto scuola di vita, ma è stato anche un arricchimento dal punto di vista umano, perché sia per il rapporto tra medico e paziente che il rapporto tra medico e infermiere. Il lavorare in un posto con pochi mezzi, in cui devi lottare per fare il bene del paziente, fa sì che tu e l'infermiere abbiate come un nemico comune. Il nemico comune è appunto la burocrazia e la mancanza di risorse. Quindi tu e l'infermiere, tu vi alleate
per cercare di sovrastare i problemi che vengono fuori, per fare in modo che risolvi quel problema che affligge il paziente in quel momento. E anche un'alleanza con te e il paziente, perché il paziente lo sa dove è ricoverato, lo sa che è un posto non all'avanguardia ed è un posto con delle difficoltà. E quindi gli sforzi che tu fai per sovrastare queste difficoltà e andare incontro ai suoi bisogni, il paziente lo vede, se ne rende conto. E quindi per quello ti è doppiamente grato, perché tu non solo fai il medico, ma ti inventi, fai anche all'occorrenza l'infermiere, il portantino, il tecnico della stampante, magari per stampare un referto, e quindi fai il 150% di quello che dovresti fare tu, e il paziente questo lo vede e lo sa. Se il paziente vede che tu stai affrontando delle difficoltà e che nonostante quelle difficoltà riesci comunque a farlo stare meglio, dal punto di vista psicologico è un grande passo in avanti per lui, ed è una cosa che gli resterà molto impressa. Anche con lo strutturato, cioè col tuo medico di riferimento mentre stai specializzando, si crea questa situazione, diciamo, di fratellanza quasi, questa complicità, se sei con uno strutturato capace che sa svolgere il suo lavoro bene e sa venirti incontro. Si crea come un team tra te, gli infermieri e lo strutturato. In questo team, che è come se andassi in battaglia contro le inefficienze del sistema per il paziente. E questo è una cosa che penso succeda qui e in pochi altri posti ormai in Italia, qui e anche negli ospedali più disagiati, ed è un cameratismo che magari esisteva una volta e che forse si sta un po' perdendo con l'andare avanti dell'informatizzazione e dell'efficienza, ed è un qualcosa che arricchisce anche umanamente chi fa queste guardie. Questo invece è il corridoio che porta al DEA, al pronto soccorso e alla radiologia, quindi è il corridoio che a volte è capitato di fare di corsa per andare al DEA, magari a prenotare una sala operatoria o a prenotare un TAC in urgenza. Questo è il percorso per tornare alla base. Per me adesso questa esperienza è finita, questa è l'ultima notte in cui farò la guardia qui, una notte di guardia qui al Policlinico. Però comunque per i miei colleghi ne avranno da fare ancora almeno per un anno. Loro ormai hanno imparato a sopravvivere al Policlinico e a usare le loro conoscenze per far funzionare questo posto. Però ancora ci saranno specializzanti che verranno dopo di noi e che faranno le stesse cose che facciamo noi, si metteranno qua alle 8 di sera a montare la guardia, a prendere le consegne dal collega smontante e a tirare avanti fino alle 8 di mattina sperando che non succeda niente di grave. Sento di dirgli a questi colleghi che devono avere molta pazienza, soprattutto all'inizio, perché all'inizio vieni buttato, soprattutto se non hai studiato qua al Policlinico, vieni buttato in un posto in cui per certi versi sembra di tornare indietro nel tempo e per altri versi vieni bombardato da una serie di procedure burocratiche e anche un po' folli e inefficienze che in qualche modo chi sta qui da tempo ha imparato a contrastarle. E quindi bisogna avere molta pazienza e bisogna avere molta passione per cercare di fare il bene del paziente nonostante tutte queste difficoltà. E soprattutto di creare alleanze con i colleghi e con gli infermieri, quindi con i colleghi specializzanti e con gli infermieri. Capire da subito quali sono le potenzialità di ognuno di questi colleghi e usarle insieme per fare del bene qua dentro. E pensare che tutte queste difficoltà alla fine serviranno a qualcosa, serviranno poi a noi per avere un bagaglio culturale di cose che si devono e non si devono fare per poter fare il medico o il chirurgo in altri posti, sia come questo sia un po' più moderni. E magari è qualcosa che in ospedali più moderni non ti insegnano,
Quindi potrebbe anche essere visto come un valore aggiunto, come un qualcosa che ti servirà poi per il futuro, cioè lottare contro le avversità ti rende più forte, ti insegna ad affrontare le patologie del paziente con un'ottica diversa e con una mentalità da problem solver, cioè ho una serie di difficoltà, come faccio per sovrastarle e per arrivare al mio obiettivo? E crea anche molta plasticità mentale, perché tu, a furia di risolvere problemi diversi, pensi a più cose contemporaneamente e pensi anche in modo trasversale. Quindi diventi molto più elastico mentalmente. Servirà questo nel futuro, poi una volta usciti dalla specializzazione, quando non avremo lo strutturato che ci darà una mano o che prende alcune responsabilità. E questo sarà utile prima o poi. E questi anni di situazioni anche assurde, insomma, ne abbiamo passate tante. Beh, pare strano, sembrerà strano dirlo, ma quasi mi dispiace che questa sia la fine di queste esperienze. Qualcosa ho imparato. Ho imparato che il bene del paziente sembrerà una cosa ovvia, ma il bene del paziente viene al di sopra di tutto, anche al di sopra della burocrazia e delle difficoltà interne di un reparto. Ho imparato che alla fine si trova del buono in chiunque se si riesce a considerarlo da diversi punti di vista. Ho imparato che la paura è un grosso scoglio da affrontare, sia la nostra paura che la paura del paziente, perché il paziente che ha paura potrà reagire in modi diversi, in modi non sempre prevedibili, potrà rispondere con aggressività. Potrà rispondere con negativismo, andando contro tutto quello che fai, che cerchi di fare per lui. Potrà rispondere con rassegnazione. Lottare contro la paura del paziente è una grande scuola. Lottare anche con le proprie paure. La paura di fallire, la paura di non essere abbastanza per fare del bene al paziente, la paura di quello che ti potrà capitare, perché non sai mai se quello che affronterai stanotte sarà alla tua portata o sarà oltre la tua portata. Non sempre riesci a passare questa paura e spesso e volentieri tocca conviverci e con l'esperienza si riesce a conviverci meglio e si riesce anche a relegarla in un angolo della mente in modo da essere un pochino più concentrati e più oggettivi nell'affrontare la notte. Però alla fine anche le esperienze più lunghe finiscono e questa è l'ultima esperienza. Anche stanotte è una situazione abbastanza tranquilla, quindi non abbiamo grossi casi clinici da discutere. Questa è la fine delle mie considerazioni. Come l'altra volta, il finale non può che non essere dedicato a voi. Mi avete supportato e ci avete supportato durante queste notti, che mi avete tenuto compagnia, che mi avete permesso di farvi vedere come funziona una specializzazione vera, quindi come funziona realmente un reparto. E niente, ci saranno in futuro altri ASK, non notturni, magari diurni, in cui potrete chiedere altre cose e continueremo comunque a farvi vedere di giorno come funziona un reparto chirurgico. E quindi, per adesso è tutto. Grazie ancora per avermi fatto compagnia in tutte queste notti. E niente, da Federico è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!